Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati a una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La Giunta darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori e del territorio attraverso un'istanza di concordato preventivo cosiddetto in bianco. Questo è quanto dichiarato all'Aula del Consiglio regionale sulla delicatissima situazione delle terme di Montecatini da parte dell'assessore Stefano Cioffo. Queste le reazioni. Abbiamo preso atto della comunicazione che l'assessore ci ha fatto, rendendo il Consiglio edotto del fatto che è intervenuta un'istanza di fallimento e quindi cambia anche lo scenario, per cui è necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari, come quello la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette, ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner è la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita, ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la Regione avrà. Sulle terme è evidente che un processo industriale, economico così forte nel territorio, nella Toscana, che sa che valorizzare il termalismo porta a delle scelte importanti. La Regione Toscana deve essere il contenitore, può gestire la parte immobiliare fin quando è in grado di poterlo fare, sicuramente non può più essere un soggetto gestore. Alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni rispetto anche ai vincoli che la Corte dei Conti ha posto ai bilanci regionali. Basta per dare quello che è successo a Chianciano, su Montecatini la problematica è maggiore, c'è una mole anche di indebitamento notevole, è evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza ed è corretto che l'assessore abbia riferito al Consiglio. Noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture, e a noi ci sembra che l'acquisto del tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana, quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Inoltre c'è da dire che se non lo facessero si andrebbe veramente al fallimento, ma non solo Montecatini, ma tutta la Val di Nievole. E inoltre terrò a dire alla Giunta che in tutti questi anni mai hanno fatto niente per le città termali. Cioè, Regione Toscana manca una politica sulle città termali, in particolare su quelle città dove il patrimonio è pubblico. Quindi serve un qualcosa, una linea guida, qualcosa a livello regionale. Potrebbe essere una holding che, diciamo, raccoglie tutte le città termali della Toscana e in qualche modo trovare il modo di rilanciarle, perché questo servirebbe al turismo. In questo momento che il turismo anche internazionale c'è poco, potrebbe essere quello interno a usufruirne. E poi Montecatini, Terme d'Europa, è conosciuta in tutto il mondo. Tutti sanno ormai che siamo patrimonio dell'UNESCO
e dobbiamo rimanere patrimonio dell'UNESCO. Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere, tra le altre, anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime dal Presidente Giani nel 2020, ed acquisti il tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria, all'interno naturalmente di un piano più complessivo, che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente i conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi, che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Noi invece ritenevamo che, e oggi i fatti ci stanno dando comunque ragione, che ci potessero, ci debbano essere altre strade, fra cui il concordato, ma potrebbe anche esserci altre ipotesi, e che ovviamente non vada bloccata l'attività attuale degli stabilimenti aperti, perché altrimenti sarebbe un danno incalcolabile di immagine per la città di Montecatini e per la Toscana, e sarebbe un danno per l'occupazione e per l'indotto. Quindi la nostra richiesta è ovviamente quella dell'accoglimento, dell'impegno finalmente ad acquistare il tettuccio. La posizione nostra è di forte critica, perché si arriva oggi a una non soluzione dopo anni di crisi non affrontate. La politica non si è dimostrata capace di gestire una situazione difficile, non ha avuto una visione imprenditoriale, ma non ha nemmeno saputo affidarsi a delle persone capaci di risolvere il problema. E quindi ci siamo trovati di fronte negli anni ad affrontare offerte di società non meglio identificate, di offerte irrevocabili d'acquisto senza nemmeno l'assegno allegato, e non si capisce veramente come si continui a procedere su questa linea. Il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città, di un intero territorio, e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della Regione Toscana, che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo, da quando c'è stata l'audizione in commissione controllo dell'assessore Cioffo, si fosse mosso anche sui tavoli governativi. Invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento, di un contatto con il governo. Qui bisogna pensare a che cosa si vuole fare e come si vogliono rilanciare le terme. Noi abbiamo presentato un atto, una proposta di risoluzione per dare delle idee. Altro tema che interessa molto da vicino la provincia pistoiese è quello del sostegno alle aree interne. L'Aula ha approvato una proposta di risoluzione che impegna la Giunta a destinare a questi territori periferici ulteriori investimenti per potenziare l'offerta dei servizi alla popolazione, per riqualificare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio pubblico e privato e per arginare l'abbandono del territorio. Un paese come il nostro, che parla spesso di transizione ecologica, in cui i maggiori produttori di auto a livello internazionale ci dicono che nei prossimi anni si passa all'alimentazione elettrica, purtroppo continuiamo a vedere che a seguito dei fenomeni atmosferici varie volte ci sono interruzioni dell'energia elettrica per ore, e purtroppo nelle aree montane, in particolare in provincia di Lucca e di Pistoia, l'anno scorso siamo arrivati anche a giorni interi. Questo è inaccettabile, e ovviamente oltre al fatto che il gestore deve fare gli interventi sulla rete, però ogni ente deve fare la propria parte. Noi abbiamo provato a cercare di capire cosa la Regione può fare ancora per semplificare queste attività, perché la continuità del servizio elettrico è un'attività di pubblico interesse. E quando magari c'è un albero troppo vicino che non è stato tagliato e poi si abbatte sulla condotta elettrica, poi si creano dei problemi del genere. Quindi noi facciamo tre proposte. La prima è aumentare l'area di pertinenza, quindi fare in modo che la fascia di rispetto dove ci devono essere fatti tagli di manutenzione arborei sia aumentata rispetto all'attuale, perché purtroppo col cambiamento climatico e gli eventi sono sempre più estremi.
Poi che nelle aree protette, nelle aree ad esempio fluviali dove ci sono condotte elettriche, anche qua il taglio di manutenzione fatto dai gestori deve essere considerata attività di pubblico interesse e quindi bisogna semplificare gli adempimenti, passando da meccanismi autorizzativi a meccanismi di mera dichiarazione, perché appunto qui c'è un pubblico interesse e perché al netto dei vari beni sottoposti a tutela, la continuità della rete elettrica è un elemento sempre più fondamentale per le vite di ognuno di noi. Noi abbiamo fatto 3 proposte concrete, abbiamo scelto di non presentare una legge perché sono aspetti di dettaglio, però abbiamo detto alla Giunta con questo atto che questo percorso con i gestori, con gli enti locali va concluso quanto prima possibile. La nostra proposta di risoluzione chiede semplicemente di porre al centro di questo mandato l'attenzione sulle aree interne, però dal punto di vista fattuale, quindi non soltanto attraverso la narrativa che ascoltiamo in aula, ma attraverso la possibilità di impostare risorse maggiori con interventi mirati, con attenzione, a quelle che sono le molteplici difficoltà che esistono nelle aree interne, tra cui quella del recupero e la funzionalizzazione del patrimonio edilizio. Pensare che su 3 anni, come da documento del DEF, siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione, perché per noi il problema delle aree interne è centrale, non è un problema che sta fermo, ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino, quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi. E quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto, chiaramente in una chiave costruttiva, cosa che ha portato, di concerto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale, ad un'approvazione unanime del nostro testo. Stesso discorso vale per il nostro appoggio alla proposta di soluzione sul taglio, semplicemente perché non è possibile immaginarsi ancora nel 2022 che una problematica legata a una cattiva manutenzione delle aree boschive, soprattutto in relazione a quello che è il passaggio attraverso le aree boschive, spesso e volentieri, di tutto quello che è, diciamo, la competenza delle linee elettriche, metta poi nelle condizioni intere comunità di essere private addirittura dell'energia elettrica per giorni o per settimane. Quindi c'è da porre al centro della questione l'area interna anche sotto questo profilo, ma facendolo attraverso l'investimento che noi chiediamo che la Regione Toscana faccia e nei confronti del governo, ma faccia anche con le proprie casse. Con il nuovo anno si è registrato un sostanziale cambiamento nello scacchiere politico consiliare, con la Lega che ha perso uno dei propri esponenti. Dopo mesi di conflittualità interna, infatti, la consigliera mugellana Elisa Tozzi ha lasciato il Carroccio per aderire al gruppo misto. Ascoltiamola. Certamente è stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consiliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente settario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consiglieri regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Non è possibile, come dire, rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi. Ecco, questo è quanto. Anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua, una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura, questo consiglio regionale, rischia di relegare la Lega più, diciamo, ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza trainante del centrodestra. Ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito e questa maturazione in termini di contenuti, magari meno like, meno personalismi, ma forse anche più, come dire, guardare anche alla qualità, al merito, alla prospettiva, ecco, su questo poi dopo alcuni equilibri si rompono perché poi le visioni cominciano ad essere diverse. Io credo invece che oggi
la politica debba andare nella direzione di recuperare credibilità, soprattutto in un momento difficile come questo. Quindi la sfida grande è quella soprattutto di riuscire a ridare una speranza alle persone in una fase difficile come quella che stiamo vivendo. Questa è la grande sfida. Se non la si coglie, ma si preferisce rimanere all'interno di un orticello sicuro, ecco, allora è lì che comincia, diciamo, ad inclinarsi un equilibrio. Uno sforzo in più io credo che andasse fatto in questo anno. Questo sforzo non è stato possibile portarlo avanti ed è evidente che chi crede invece nella necessità di un profondo rinnovamento della politica, di un percorso che deve portare a concretezza, che deve dare anche che deve superare anche nell'ambito del centrodestra, io credo, quella contrapposizione ideologica che troppo spesso porta la coalizione di centrodestra a non porsi in modo innovativo rispetto a ciò che invece potrebbe essere in Toscana. Questi sono un po', diciamo, i motivi che mi hanno poi spinto a questo passo che, ripeto, non è stato semplice, ma che è maturato all'interno di tutta una serie di riflessioni che poi, ecco, si sono rivelate, come dire, alla fine dirimenti per fare questa scelta di campo.